Andrea, allora questa nuova aria di cui parla Zurlo è positiva per il Paese e quando Salvini dice che siamo davanti a una rivoluzione pacifica a 30 anni da Tangentopoli, c'è un po' un sentore di, mi viene quasi da dire, un po' di vendetta? Ma non lo so se c'è vendetta, a me incuriosisce il fatto che gli stessi parlamentari, gli stessi partiti, compresi la Lega, che avevano votato in maniera convinta la legge Severino, adesso sono tutti contenti sperando di abrogarla. Io vi vorrei ricordare quello che scrisse Matteo Salvini il 1 agosto del 2013, il giorno della condanna di Berlusconi. Berlusconi condannato a 4 anni, condannato maiuscolo. Adesso sono curioso di sentire come faranno i compagni del PD sia in Parlamento che su Facebook a giustificare il fatto che sono al governo con un condannato. Questa stessa persona che scriveva questo post delirante 8 anni e mezzo dopo ha candidato Berlusconi al Quirinale e adesso festeggia perché spera di disintegrare larga parte della Severino. Non solo si parla di incandidabilità, ma l'incandidabilità decade anche per le condanne definitive. Cioè non si parla soltanto delle sentenze di primo grado che imponevano adesso la sospensione per esempio dei sindaci. Molti hanno discusso questo aspetto ed è legittimo. Se passa questo referendum e quindi vincono i sì, di fatto si può candidare chiunque sia stato condannato anche in via definitiva. Al tempo stesso, anche quando si parla di altri referendum abrogativi legati alla giustizia, quando si parla della limitazione della custodia cautelare, lo vorrei dire velocemente agli spettatori, non è una cosa marginale, perché si dice in questi referendum, guardate che in casi di reati che contemplano pene superiori ai 5 anni o in casi di reati che contemplano il finanziamento illecito ai partiti, non si applica la custodia cautelare, cioè io non applico la custodia cautelare per reati gravi sopra i 5 anni o per i colletti bianchi. Dov'è il miglioramento della giustizia? Dopodiché è cambiato l'aria? Non lo so se è cambiato l'aria, forse il sentimento anticasta è meno popolare di 5, 10, 15 anni fa, su questo siamo d'accordo, anche nel centro-sinistra, basta vedere il comportamento di Matteo Renzi, però vorrei dire a Zurlo che io non credo che di qui ai prossimi mesi vedremo un esercito di cittadini italiani che voteranno per questo referendum. Quanti ne conoscete voi che non vedono l'ora di andare a votare sì no? Perché finalmente si abolisce la raccolta firme per candidarsi al CSM. Io me la immagino, la gente al bar che è lì che sgomica e dice dai, finalmente. Cioè di cosa stiamo parlando, ragazzi? Gli unici referendum un po' popolari erano quelli sulla l'eutanasia e quello allora lì sulla arriviamo. Parliamo di 30.000 persone nell'arco di circa 30 anni, secondo calcoli molto a spanne, che sono andati in carcere e che poi gli hanno detto ah, scusate, eravate innocenti. Parliamo di processi che sono durati anni e anni, come dicevo prima, come se fosse una roulette. Parliamo di un CSM che è finito nello scacco delle correnti. Abbiamo visto la situazione che hai davanti, scusa, con tutte le procure decapitate da magistrati che fanno ricorso contro altri magistrati al TAR, cioè davanti a altri giudici al Consiglio di Stato. Allora, non è che poi adesso si interviene, sai, col bisturi in modo perfettino. Perché in 30 anni purtroppo si è fatto poco o niente, si interviene con i referendum che poi non è che sono leggi, da lì si partirà, se poi non si parte pazienza, se la gente non va a votare pazienza, anzi io spero che non si vada forse nemmeno a votare ma che si facciano prima delle riforme. Allora, per evitare delle storture permetti che tutti si possano candidare, mi sembra geniale Zurlo, una grande tattica su quello che ha detto Zurlo. Lui dice, visto che esistono dei problemi, ed è vero che esistono, l'importante è intervenire e fare qualcosa. Beh, dipende come intervieni. Se un paziente ha la febbre e tu intervieni bombardandolo, tu hai fatto qualcosa, però hai ucciso il paziente. La mia sensazione è che questi referendum peggiorino. Poi, Zurlo non deve fare... Non vedo dov'è il bombardamento. Sembra che io sia dispiaciuto di andare a votare. Fammi finire, Stefano, abbi pazienza. Non ho mai detto che mi dispiace andare a votare, io sono contentissimo sempre di andare a votare, sto dicendo che secondo me esaurito, anzi assente, la spinta trainante dei referendum sull'eutanasia e sulla cannabis, secondo me non raggiungeremo il quorum, questa è una mia valutazione, poi posso sbagliare. Dirò di più, da un punto di vista politico, io credo che questo referendum sia un regalo gigantesco alla Meloni e alla parte più talebana dei 5 Stelle, perché ve lo immaginate soprattutto la Meloni quanto si divertirà i prossimi mesi con motivazioni a dire a tutti gli italiani sono l'unica forza che sta all'opposizione, sono l'unica forza che vuole reintrodurre o salvare la custodia cautelare, quindi vuole difendere la vostra libertà, vuole colpire i colpevoli, che sono temi molto forti soprattutto nella destra. Questo è un altro errore politico di Salvini, Salvini non ne indovina una.
questa vittoria non è di Salvini, questa è una vittoria dei radicali che da sempre fanno certe battaglie, a volte condivisibili, a volte no. E un altro grande vincitore che non è stato citato, mi duole dirvelo, è Matteo Renzi. E io cito volutamente Matteo Renzi perché la tesi della pacificazione che ha perorato finora Zurlo è una solenne sciocchezza. Renzi 5 giorni fa ha denunciato 3 magistrati, arrivando a fare qualcosa che neanche Berlusconi aveva mai neanche lontanamente sognato. Se l'avesse fatto Berlusconi, avremmo avuto per 20 anni titoloni sui giornali, gente scandalizzata. Qui di fronte a uno, ex leader del Partito Democratico, che denuncia 3 magistrati e in televisione, secondo me, li diffama, in 2 casi, perché allude anche a fatti che non sono minimamente comprovati giuridicamente, tutto sommato io non avverto tutto questo grande sdegno. Allora io vi domando, ma la pacificazione dov'è sul tema giudiziario? Per pacificazione io intendo esattamente il rispetto dei diritti di tutti, intendo il garantismo. Non mi interessa se vince Salvini, la Meloni, i radicali, il PD. A me interessa il rispetto dei diritti delle persone, mi interessano le garanzie. E trovo, e chiudo, che la pubblicazione della lettera di Renzi padre a Renzi figlio, che non ha alcuna attinenza penale, sia una cosa vergognosa. Quella lettera è stata inclusa nel processo dal giudice, non dai giornalisti, quindi è diventata un atto pubblico che può essere consultato pubblicamente, perché secondo il giudice, non secondo Scanzi o Zurlo, aveva una rilevanza penale in quel processo che parla di bancarotte fraudolenti relative ai genitori Renzi. Ovviamente la parte rilevante giuridicamente, processualmente, non è quella che ha interessato a noi giornalisti. Non è quando Tiziano Renzi dice non mi piace Carrai, quanto è brutta la Boschi. Sto semplificando. Ma sono altre parti attinenti e importanti secondo il giudice, quindi è un atto pubblico. Risposto, allora, è già risposto. È stato inserito prima di quando Renzi denunciasse i magistrati, quindi non c'entra niente l'eventuale vendetta. Esatto, arrivo a dire semplicemente vero. Chiudo semplicemente dicendo, se è pubblica, un giornalista, caro Zurlo, potrà essere libero di decidere cosa pubblicare o no, se quell'atto è pubblico, ha rilevanza oppure no, si può decidere o anche questo non si può più fare. Allora, possiamo decidere, sappiamo che non rispettiamo i diritti e le garanzie delle persone, poi possiamo pubblicare qualcosa.